I passi rimbombano nei corridoi, ma non è il preludio di un'interrogazione o di una verifica sorpresa. Nessuno può sentire l'arrivo della prof. Le classi sono vuote. Stamattina, con l'entrata in vigore dell'ultimo decreto anti-Covid, alle scuole superiori è tornata la didattica a distanza al 100% e in molti istituti piacentini i docenti si sono recati comunque in aula per svolgere le lezioni online con i ragazzi collegati da casa. Sui banchi, quindi, nessun alunno. Ogni mattina ogni docente va nell'aula secondo il proprio orario e si collega con la propria classe. I ragazzi da casa partecipano alla lezione e quindi io sono qua da sola, purtroppo è molto triste, la scuola senza alunni non è più la scuola com'era, quindi il primo giorno davvero eravamo un po' commossi a stare qua senza nessuno, i passi che rimbombavano nei corridoi, però poi i ragazzi ci sono. E quindi vale la pena lavorare insieme, vale la pena continuare perché la scuola è essenziale in un paese, è essenziale per noi, è essenziale per i ragazzi. Le lezioni in presenza restano possibili per l'uso di laboratori tecnici o per gli alunni con disabilità. La scuola, così, è chiamata all'ennesima trasformazione in epoca Covid. Gli studenti sono stati a casa in didattica a distanza e gli insegnanti hanno invece realizzato le lezioni a scuola utilizzando le risorse dell'istituto. Da lunedì invece probabilmente molti docenti opteranno per la didattica a distanza e quindi faranno lezione da casa come era avvenuto qualche mese fa, nella primavera scorsa, appunto durante il lockdown. Purtroppo ecco, la situazione ci costringe a continui cambiamenti e questo naturalmente rende molto difficoltoso garantire un servizio scolastico all'altezza delle aspettative dei nostri studenti e delle loro famiglie. Speriamo che comprendano che questo è un momento difficile.